vuole candidarsi forse con la Lega? 3, 2, 1, indagato! Facilissimo da sfidare in televisione, perché basta dire l'esatto contrario di quello che dice lui. Polarizzante quanto serve, e non ti fa perdere neanche un voto, ma rischia di fartene guadagnare parecchi. Questi sono i motivi per cui all'interno del Partito Democratico, nelle stanze del Nazareno, c'è un idolo, una persona per cui si fa il tifo, una sorta di Beniamino che però viene tenuto per ovvi motivi molto coperto. Chi è la persona per cui all'interno del Partito Democratico si fa in queste ore, in questi giorni, nelle settimane che verranno, una sorta di inconfessabilissimo tifo sfrenato? La risposta è semplicissima, in tre parole, articolo compreso: il generale Vannacci. Con l'esclusione del Movimento 5 Stelle, che ha ancora dei pezzi di elettorali che potrebbero risucchiati dal vortice del generale autore del Mondo al contrario e anche del Coraggio vince, l'ultimissimo suo libro appena uscito per PM, tutti gli altri partiti dell'opposizione, si va facendo largo l'idea secondo cui la presenza del generale Vannacci nelle liste della Lega, nelle liste di Salvini, può essere una sorta di meccanismo che manda non in tilt la maggioranza, ma che la mette in pesantissima difficoltà. E la controprova risiede nel fatto che dentro Fratelli d'Italia, a cominciare da Giorgia Meloni per proseguire col ministro della difesa Guido Crosetto, che è considerato dal generale Vannacci un suo superiore ma anche un suo nemico politico, il generale viene visto come fumo negli occhi. Perché? Perché è una di quelle candidature che... Perché la presenza eventuale al momento del generale Vannacci nelle liste della Lega alle prossime elezioni europee deve essere considerata da Fratelli d'Italia, dal primo partito della maggioranza, e anche dalla sua leader, che è la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, come fumo negli occhi, per due ordini di motivi. Il primo è la figura di quelle che ha un eloquio e un determinato tipo di analisi che porta con sé, che potrebbe mettere in imbarazzo l'intero centrodestra nel momento successivo a quello delle elezioni europee, cioè quello in cui si faranno e si disferranno gli accordi che porteranno alla nomina della nuova Commissione europea e soprattutto alla scelta del o della Presidente. Ricordiamo, per tutti coloro che pensassero che il tema di chi guida la Commissione europea e di come ci si arriva all'individuare la Presidente o il Presidente dell'Unione europea non ha nulla a che vedere con quello che capita in patria, ecco, è il caso forse di suggerire un ripasso di tutto quello che successe nel 2019, quando la combinazione di Partito Democratico e Movimento 5 Stelle sulla candidatura di Ursula von der Leyen, ricordiamo che erano due forze politiche che non si rivolgevano neanche la parola in Italia, anzi il Movimento 5 Stelle accusava il PD di essere il partito di Bibbiano, ecco, quella scelta poi provocò nell'arco delle settimane e dei mesi successivi, con l'aiuto ovviamente del discorso di Salvini al Papete, addirittura la nascita di un governo giallorosso. E tutto quello che succede oggi all'interno del centro-sinistra, dove la riflessione principale è quella sul fare o meno il campo largo, è evidentemente figlia della scelta fatta nel 2019 dal Movimento 5 Stelle, allorquando decisero in Europa di sostenere insieme al PD e anche a Forza Italia e quindi al Partito Popolare Europeo la candidatura di Ursula von der Leyen. Quindi la presenza del generale Vannacci, la presenza ingombrante del generale Vannacci e delle idee del generale Vannacci potrebbe diventare motivo di imbarazzo anche per Fratelli d'Italia un secondo dopo la chiusura delle urne. E poi c'è un altro motivo, ed è un motivo essenzialmente elettorale. Giorgia Meloni deciderà di candidarsi lo stesso nelle liste di Fratelli d'Italia alle elezioni europee, pur sapendo che in molte circoscrizioni il suo confronto
col generale Vannacci sarà diretto. Ovviamente parliamo di due ordini di grandezza differenti. Fratelli d'Italia è un partito che combatte ancora per ottenere il 30%, mentre la Lega sta al momento ampiamente al di sotto del 10%. Ma che cosa potrebbe venir fuori per la tenuta del governo nazionale da un confronto, per quanto indiretto, quotidiano, da campagna elettorale tra il generale Vannacci e Giorgia Meloni? Messa così, la scelta di Matteo Salvini di voler puntare sul generale Vannacci come frontman della Lega alle prossime elezioni europee sembra una di quelle scelte win-win. Comunque vada, si sarebbe detto una volta al Festival di Sanremo, sarà un successo. Io poi l'ho conosciuto dopo averne letto il libro, Scandalo, e stavo facendo il conto alla rovescia. 5, 4, 3, 2, 1. Indagato! Ha vinto! Venghino, signori, venghino! Vuole candidarsi forse con la Lega? 3, 2, 1. Indagato! Se è un successo elettorale o in termini di preferenze sale lo score della Lega rispetto agli ultimi sondaggi e quindi c'è da stappare casse di champagne e comunque qualora non andasse bene o secondo le più rosee aspettative c'è sempre questo elemento di difficoltà che accompagnerebbe con la sola presenza del generale Vannacci nelle liste gli amici nemici di Fratelli d'Italia durante la campagna elettorale e soprattutto nelle delicatissime trattative che Giorgia Meloni dovrà fare subito dopo che si saranno chiuse le urne. Eppure all'interno della Lega, nella vastissima area dei Fedriga, degli Zaia, dei governatori, l'ala governista che si oppone alla presenza del generale nelle liste, che non lo vorrebbe sotto le insegne della Lega o meno ancora lo vorrebbe come capolista, si fa largo una scuola di pensiero secondo cui per Salvini il generale è più pericoloso che una risorsa, nel senso che se dovesse andar male il secondo dopo si aprirebbe nei confronti del segretario federale della Lega quel processo interno di cui si parla ormai da anni e che fino in fondo non si è mai celebrato. Ma c'è anche chi dice a Salvini: attenzione, se tu candidi il generale Vannacci nelle liste della Lega e il generale Vannacci fa il boom di preferenze individuali, intestandosi parte di un probabile o verosimile successo della Lega, attenzione che il minuto dopo il leader della Lega o quantomeno in corsa per la leadership della Lega ci sarebbe Vannacci stesso. E quindi un warning rivolto a Matteo Salvini. Il generale Vannacci per parte sua tace e acconsente, nel senso che tace senza stare zitto, fa il giro delle trasmissioni televisive e radiofoniche per promuovere la sua ultima fatica letteraria, sognando magari che ci si avvicini anche in termini di royalties e di diritti maturati rispetto al successo portato a casa col Mondo al Contrario, che ricordiamo era una pubblicazione autoprodotta, e a tutte le domande che gli vengono rivolte direttamente rispetto all'ipotesi di candidarsi alle elezioni europee dà risposte vaghe, mena il camperlaia. Il perché è semplicissimo e in questo fa lo stesso gioco di Salvini. Rimanendo ancora al di fuori della contesa elettorale, quindi muovendosi nel frattempo come battitore libero, e questo potrà farlo fino all'ultimo momento prima della presentazione delle liste, Vannacci ha la possibilità di poter estendere il proprio gradimento e la propria popolarità prescindendo dalla più o meno simpatia che i suoi fedelissimi hanno nei confronti di Salvini, come se giocasse due partite separate, come se cercasse di arricchire un bottino di consensi che poi prova o proverebbe a trasportare nelle liste della Lega.
E quindi il giochino di Vannacci di raccontare il suo mondo all'incontrario, arricchendolo come ha fatto nelle ultime settimane, di particolari sempre più in certi casi piccanti o comunque simpaticamente eterodossi a proposito della sua biografia personale, e di questo è piena la rete, i giornali degli ultimi giorni. Ecco, questo gioco andrà avanti ancora a lungo. Come andrà avanti ancora a lungo quello di cui abbiamo parlato all'inizio, questo tifo segretissimo che all'interno del Partito Democratico fanno nei confronti di questo generale così tanto diverso dalla genia del PD, che è facile, facilissimo da attaccare, che non ti fa perdere un voto, anzi te ne potrebbe far guadagnare, e che per tutti i motivi che abbiamo provato a mettere insieme in questo video, nei minuti precedenti, qualche elemento di difficoltà all'interno della maggioranza potrebbe portarlo. Insomma, è un po' il vecchio schema del cavallo di Troia. Il tema è capire che cosa c'è dietro e soprattutto che cosa c'è davanti al percorso che separa il generale Vannacci da qui al prossimo giugno.